Dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio perché ero con voi. Prendiamo avvio questa sera da questo testo del Vangelo che ci riporta ancora una volta, come abbiamo accennato, a quel momento intensissimo del discorso di addio di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Questo frammento, questi pochi versetti che abbiamo ascoltato, per la verità fanno parte della chiusura di una sezione di un discorso e l'apertura di una nuova sezione che introduce un nuovo tema, che è quello dello Spirito, verso il quale anche ci inoltreremo, perché andiamo anche liturgicamente verso la solennità della Pentecoste. Ecco, però, per introdurci questa sera a questo Vangelo, che ci offrirà anche la chiave di interpretazione del testo della prima lettura che leggeremo insieme, vorrei suggerirvi soltanto due osservazioni a questo testo. Dicevo appunto la chiusura di una sezione e l'inizio di un'altra sezione. E vorrei attirare la vostra attenzione anzitutto su questo versetto, quando a un certo punto Gesù dice: vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. E vi ho detto queste cose, dice, ecco, quali sono queste cose? A cosa fa riferimento Gesù quando dice vi ho detto queste cose? Se andiamo a leggere poco prima, sono proprio le parole che precedono, e vi dicevo che è un brano che chiude una sezione e ne riapre un'altra, e dunque questo vi ho detto queste cose rimanda appunto a quella sezione appena che sta poco sopra. E qual è il tema che viene chiuso? Il tema è un tema molto importante, anche molto articolato, anche complesso, è un tema che riguarda anche il nostro tempo, ed è il rapporto tra i discepoli e il mondo. Che cosa vuol dire in fondo abitare il mondo? Che cosa vuol dire abitare le sue vicende? Che cosa vuol dire abitare le oscurità e le contraddizioni del mondo? Ecco, la sezione che si chiude è la sezione che ha come tema questo rapporto, il discepolo e il mondo. Capite che è un tema grosso. È un tema che non è soltanto un problema che riguardava i discepoli di allora, ma è la nostra questione, una delle questioni di sempre, è sempre il rapporto, e forse anche in questa nostra stagione di grande transizione, il rapporto Chiesa-mondo, i discepoli che vivono nel mondo, diventa un tema molto forte, anche noi lo sentiamo vivamente dentro il nostro vissuto. E in effetti questo tema era tra l'altro un tema che era sentito in maniera molto viva dalla comunità di Giovanni, alla quale questo Vangelo era anche dedicato. E in effetti il periodo in cui viene scritto questo Vangelo di Giovanni, vale la pena ricordarla questa cosa, è un momento difficile per la vita di queste comunità, della comunità di Giovanni. Perché? Perché è un momento in cui questa comunità, i discepoli di questa comunità, i cristiani di questa comunità vengono esclusi dalle sinagoghe e vengono messi a morte. Dunque vedete che è Giovanni che, rileggendo ciò che è accaduto in quel discorso, aiuta in qualche modo la comunità alla quale dedica e offre queste parole del Vangelo per interpretare il proprio vissuto. Dunque le parole di Gesù di questo momento diventano illuminanti per vivere un tempo difficile.
La comunità di Giovanni si chiedeva come fare a vivere un momento in cui si sentivano esclusi, in cui appunto il rapporto con il mondo o con la religiosità circostante cominciava a diventare complessa. E in effetti è di questo che si parla nella sezione che va chiudendosi e di cui noi abbiamo soltanto ascoltato: vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Cioè vi ho detto queste cose perché non abbiate a inciampare dentro di esse quando vi accadranno, mentre invece stanno proprio accadendo alla comunità di Giovanni. E in effetti le parole che precedono questo riguardano proprio la fatica, i contrasti, le contrarietà che ci sono nei rapporti con il mondo. E in particolare, se avete voglia, andate a leggere poco prima questa sezione dove raccogliamo questa espressione: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Dunque, quando Gesù dice vi ho detto queste cose riguardano questi due aspetti. Il primo, che nel mondo si avrà sempre in qualche modo a che fare con l'opposizione, si avrà sempre in qualche modo a che fare con la critica, con il rifiuto o addirittura con la persecuzione. È questo che accade appunto alla comunità di Giovanni, ma forse potremmo dire alla prova, criticata, perseguitata addirittura. Però appunto in quell'espressione troviamo anche un altro aspetto, è che se è vero che Gesù dice a questa comunità prestate attenzione che questa critica, questa opposizione, questo rifiuto sarà sempre con voi, ma è vera anche una seconda cosa, che non è tutto così negativo, non è tutto così oscuro. Se hanno ascoltato la mia parola, ascolteranno anche la vostra. Dunque, se da un lato è vero che come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, l'altra cosa che dovrete tener presente, e Giovanni lo dice ai suoi discepoli, ma lo dice alla sua comunità e lo dice ai discepoli di tutti i tempi, il primo aspetto è questo: non meravigliatevi del fatto che troverete persecuzione, fatica, opposizione, oscurità. Però contemporaneamente anche questa seconda cosa, che se hanno ascoltato la mia parola, ascolteranno anche la vostra. Cioè, il mondo non è soltanto oscurità, il mondo non è soltanto opposizione, il mondo non è soltanto persecuzione, ma è anche accoglienza, è anche disponibilità, è anche riconoscimento di una parola che è capace di dare respiro alla vita. Ecco, allora il primo aspetto che dobbiamo focalizzare per rileggere questo è proprio questa doppia attitudine, che il rapporto con il mondo che abitiamo è fatto di chiaroscuri, di cose che sono pesanti da sopportare, da vivere, ma anche di ospitalità straordinaria, di vedere come la parola prende davvero strada nei cuori, anzitutto nel mio cuore, nei cuori di coloro che ci sono vicini. E dunque si tratta di riconoscere questo, dice Gesù, si tratta di riconoscere senza allarmarsi e di andare avanti con fiducia. Ecco, di accorgersi che se è vero che per un tratto la parola è rifiutata, ma dall'altra parte la parola è viva, è capace di far breccia nel cuore degli uomini. E questo vale anzitutto per il nostro cuore. È il mio cuore che qualche volta rifiuta la parola, ma nello stesso tempo si può rallegrare questo cuore perché è capace di ascoltare. Ma non è soltanto questo, c'è una seconda osservazione che vorrei mettere davanti ai vostri occhi. Se la prima era vi ho detto queste cose perché non abbiate scandalizzarvi, e queste cose rimanda appunto a quella doppia attitudine nei confronti del mondo, rifiuto ma anche accoglienza, ma Gesù aggiunge un secondo tratto che è quello che apre la seconda sezione di cui vi accennavo. Ed è questa: quando verrà il Paraclito. Dunque non soltanto la vita è fatta di questi chiaroscuri, è fatta di rifiuti ma anche di accoglienza, ma la vita è anche consapevolezza di questa prossimità. I discepoli non è vero che sono soli, i discepoli sanno invece di avere la compagnia dello Spirito.
E dunque non soltanto dovranno capire che ci saranno gioie e fatiche dentro la loro vita di discepoli, ma che non saranno mai soli. E Giovanni lo dice appunto ricordando quello che Gesù ha detto ai discepoli in quell'ultima ora, ma è ciò che viene detto sorprendentemente e con forza a quella comunità di Giovanni che sta vivendo proprio dei momenti molto difficili. Ed è detto a ciascuno di noi. Dunque non soltanto non meravigliatevi del fatto che qualche volta saranno i vostri cuori ad essere poco ospitali, e altre volte invece stupitevi del fatto che il vostro cuore è sorprendentemente capace di ascolto. Ma rimanete felici anche di una seconda cosa, che non sarete soli, perché lo Spirito che procede dal Padre è con noi. E dunque la rassicurazione per la nostra vita è proprio questa, quella di non essere soli, ma di avere appunto un difensore, un paraclito, appunto che viene da Dio, che è Dio. E questo paraclito è lo Spirito che è con noi, è sempre con noi. Ecco, alla luce di questa breve indicazione, lasciamo un attimo di silenzio, adesso possiamo riprendere questa pagina e rileggere appunto questo, diciamo, chiaroscuro dentro il quale accade la nostra vita di discepoli, ma anche coltivare questa seconda consapevolezza, quella di una vita che non è lasciata sola, ma che è continuamente accompagnata dallo Spirito di Gesù. Ecco, se in questo momento, entrando in preghiera, raccogliamo questa doppia consapevolezza, potremo allora entrare per la porta giusta a rileggere la prima lettura che ci racconta della testimonianza di Paolo. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con il potere e l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udì una voce che mi diceva in lingua ebraica: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo». E io dissi: «Chi sei, o Signore?» E il Signore rispose: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma ora alzati e stai in piedi. Io ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni, a cui ti mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me». Abbiamo detto che il tema del Vangelo è il rapporto tra il discepolo e il mondo. Il discepolo che vivendo nel mondo trova la fatica del vivere il mondo, l'oscurità, ma insieme anche riconosce che vivendo questo mondo trova singolarmente il suo cuore e la vita di coloro che gli sono vicini straordinariamente disponibili e capaci di ascoltare. E non soltanto questo, il Vangelo ci ha messo nel cuore un'altra persuasione, che non siamo da soli, ma che lo Spirito in noi ci suggerisce, ci difende, è sempre vicino alla nostra vita. E allora è proprio dentro questa prospettiva che dovremo leggere sia la prima che la seconda lettura di domenica prossima, perché vedete, ci è detto concretamente come dentro la vita di un uomo è accaduto esattamente così. È accaduto di sperimentare la contrarietà del mondo, ma insieme la straordinaria apertura del proprio cuore. È accaduto di sperimentare come lo Spirito di Dio agisce e trasforma anche le realtà più
più oscure o più dure. Chi poteva pensare che la vita di Paolo poteva cambiare? Neanche lui lo pensava di sé. Ebbene, la pagina che poi ascolteremo per intero domenica prossima dentro le nostre celebrazioni ci riporta questo discorso, che è uno dei discorsi attraverso i quali Paolo ripercorre la sua storia. Nel momento di silenzio vi accorgerete, prendendolo in mano, che nel suo racconto Paolo racconta tre momenti della sua vita, e sono tre parti di questo discorso, che è il discorso che Paolo fa di fronte al re Agrippa, che è stato l'ultimo erede di Erode il Grande. Dunque, di fronte al re deve Paolo difendersi di fronte all'accusa che ha, e al termine di questo processo Paolo verrà imbarcato e finirà i suoi giorni a Roma. Ma lì è il suo desiderio di arrivare a questo cuore, che è il cuore dell'impero. Se il cuore spirituale è Gerusalemme, Paolo ha il desiderio di arrivare a Roma, che è il cuore dell'impero, perché questa parola possa finalmente raggiungere gli estremi confini della terra, come Gesù ha promesso alla fine del suo Vangelo. Ebbene, in questa sorta di discorso di difesa, Paolo ripercorre di fronte al re le tappe della sua vita, e poi, se ci fate caso, sono proprio tre. La prima tappa è la vita di Paolo prima della conversione, la seconda è quella che abbiamo letto, che è un passaggio straordinario, Paolo che racconta lo snodo fondamentale della sua vita, cioè il momento della sua vocazione, quando la sua vita è cambiata. E infine l'ultima parte di questo discorso è Paolo dopo questo evento. E allora vi suggerirei di provare a leggere questa pagina e prendendo queste tre domande, o facendoci queste tre domande. La prima: ma chi era Paolo prima della conversione? Che cosa racconta di sé? La seconda: ma la sua conversione in che cosa è consistita? Che cosa ha permesso Paolo di cambiare la vita? E infine, chi è Paolo dopo la conversione? Evidentemente non facciamo questa ripresa del suo discorso semplicemente perché ci interessa ricostruire il suo dato biografico, che pure è molto vero e molto interessante, ma perché dentro questi tre passaggi, prima la conversione, dopo la conversione, forse senza fatica potremmo rileggere anche tappe importanti della nostra vita. Allora proviamo a rileggerle queste. Il primo momento è questo. Paolo, lo leggerete poi voi nel silenzio, che descrive la sua vita come una vita che era nota a tutti. Paolo era un personaggio noto, un personaggio in vista, è un personaggio anche molto attivo. Lui si descrive così di fronte a questo re, ma tutti lo sapevano. Infatti lui dice: ti prego di ascoltarmi con pazienza, la mia vita fin dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei connazionali a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei. Come dire, tutti sanno chi sono, tutti sanno che sono Paolo, tutti sanno da dove vengo, che cosa faccio, che cosa è stata la mia vita. E anzi, è per questo che sono qui. Se non fossi stato così noto, forse non avrebbero creato tutto questo rumore attorno alla mia povera esistenza. E invece tutti sanno che cosa sono stato io prima. Io sono stato un uomo integerrimo, un uomo convinto, un uomo zelante, un uomo legato alla speranza dei padri. Anzi, non soltanto Paolo dice: questo ero io. Questo ero io, re, e tutti coloro che sono qui ad ascoltarmi sanno che questo ero io. Ma io oggi non sono qui, caro re Agrippa, in discontinuità con quello che ho vissuto. Dice infatti di essere qui a motivo della speranza, della promessa fatta al Dio dei nostri padri. Dunque, io non sono qui sotto giudizio perché ho rinunciato a tutto questo, perché ho rifiutato tutto questo, ma semmai sono qui perché ho ricompreso questa lunga storia di grazia. Sto qui sotto processo, dice Paolo, a motivo della speranza nella promessa fatta ai nostri padri.
Sì, perché il motivo della speranza è Gesù. Ed è questo l'incontro che ha cambiato la mia vita. Dunque, c'è questa prima descrizione della vita di Paolo. Paolo dice chi è stato: un uomo zelante, un uomo che apparteneva a questo gruppo dei farisei, dunque un uomo molto dedito alla legge, così tanto che appunto in un altro racconto dice che questo zelo mi chiedeva addirittura di catturare i cristiani. Eppure tutto questo non è in discontinuità, è a motivo di quella speranza antica che io sono qui. E ciò che ha cambiato la mia vita è Gesù. E così arriviamo a questo racconto bellissimo, quello che abbiamo letto, che ci è stato letto, che è il momento della conversione. E non è mai abbastanza fermarci su questa pagina, e sarebbe bello anche in preghiera chiedere a Paolo, provate a farlo poi in silenzio, rileggendolo questo testo, ma che cosa è accaduto alla tua vita, Paolo? Che cosa è consistita la tua vocazione, la tua conversione? E sarebbe davvero bello leggerlo punto per punto, ma vorrei soltanto così richiamarvi due osservazioni. La prima, che ci dà molto da pensare. Vedete, Paolo descrive quello che è accaduto alla sua vita come una sorta di illuminazione. E certo, quando parla della sorta di illuminazione dobbiamo pensare che a Paolo gli è successo un fulmine, qualcosa di strano che ha cambiato la sua vita, ma l'illuminazione potremmo tentare di comprenderla così, come una sorta di profonda illuminazione, anche interiore, dentro la quale a un certo punto gli è parso di vedere diversamente se stesso, il mondo, gli altri. La conversione di Paolo è una luce, come dice lui, più forte del sole. Una luce che ha ridato profondità alle cose, ha ridato una nuova profondità alla sua vita. Ma non è così che accade anche per noi la conversione. Non è così che accade anche per noi che l'incontro con il Signore Gesù diventa talmente luminoso per la nostra vita da cambiare i rapporti con le cose, con noi stessi, con le persone. E la seconda indicazione che vorrei richiamarvi è questa, è che questa illuminazione, prestate attenzione bene a questa cosa, che cosa ha fatto soprattutto per Paolo? Ha riacceso le domande, non le ha esaurite. Noi ci aspetteremmo forse il contrario, che questa conversione al posto di accendere le domande le spegne perché le esaurisce, e invece questa conversione ha riacceso le domande. Non smetteremo mai di commuoverci di fronte a questa conversione di Paolo, che di fronte a questa illuminazione che rischiara tutte le cose di una luce nuova, intima e splendente, dice: chi sei, Signore? Chi sei? Io pensavo di conoscerti. Io pensavo di conoscerti fino in fondo. Io ho speso tutta la mia vita fino adesso per te, mettendoci tutto lo zelo possibile. Pensavo anche che lo zelo che avevo messo dell'andare a catturare i cristiani apparteneva al modo di servirti. Ma chi ho servito fino adesso? E tu chi sei? Ecco, come se Paolo, di fronte a questa domanda, che è davvero una domanda struggente, dicesse: ma chi sei? Lasciati conoscere. Rivelati a me, strappami dall'oscurità dalla quale vivevo. E così arriviamo alla fine. Chi è Paolo dopo la conversione? E anche qui soltanto due piccole note. Vedete, poi leggendo vi accorgerete che ci sono due verbi che caratterizzano la sua vita: pentirsi e convertirsi. E questi due verbi sono proprio i due verbi che il Nuovo Testamento userà per, in maniera abbastanza diffusa, per descrivere appunto il tema della conversione. La conversione è quella realtà che può essere descritta come un voltarsi e come un cambiare rotta. Questa è la conversione. E Paolo dice: dopo quell'illuminazione che mi è accaduta, la mia vita è caratterizzata da questi due gesti: voltarsi e cambiare rotta, pentirsi
e convertirsi. E allora vorrei lasciare per voi, ecco, dopo aver letto proprio brevissimamente, tentando di riprendere questi tre momenti del suo racconto, come possiamo riappropriarci di queste parole per non lasciare che siano soltanto la descrizione della vita di Paolo. E vi propongo questi tre sentieri brevissimi. La prima in preghiera, pensando soprattutto a chi è stato Paolo nel passato, potremmo chiederci anche noi in preghiera: ma io chi sono stato? Chi sono stata? C'è un passato della mia vita? Da dove vengo? Qual è la mia storia? Provate a fermarvi in questi pochi minuti, ma magari se ne avete poi altri da spendere questa settimana, o quello in attesa anche di domenica, provare un tempo di preghiera e raccontare al Signore chi sono stato, chi sono stata, da dove vengo, qual è la mia storia. E la racconto volentieri al Signore, ma insieme capisco che chi sono stata, chi sono stato, è ciò che porto sempre con me e che è il modo con il quale dico agli altri che cos'è stata la mia vita. Ma poi c'è questo secondo sentiero bellissimo, contemplando la vocazione di Paolo. Potremmo chiederci questo: qual è stata la svolta della mia vita? Ciascuno di noi ha un momento in cui la vita è cambiata. Magari è stata una piccola cosa, una scelta di tanti anni fa, magari è nata proprio dentro un'illuminazione. Tutti si immaginano sempre che la conversione sia questa caduta da cavallo con la quale si racconta sempre la conversione di Paolo, ma appunto anche noi abbiamo momenti così. Chi mi ha illuminato? Chi mi ha chiamato? Chi mi ha così tanto sorpreso da chiedermi di dare una svolta alla mia esistenza? Chi? È bello ripercorrere il momento della nostra chiamata, il momento della nostra conversione. E ci siamo accorti che la svolta è accaduta sempre dentro questa domanda: chi sei, Signore? Mi interrogo ancora su di te, oppure mi accorgo che sei diventato un po' scontato. E infine, chi sono dopo questo evento? O forse meglio, chi voglio essere? Chi voglio essere oggi? Chi voglio essere adesso, nonostante le mie povertà e i miei limiti, dopo questo incontro che non posso davvero dimenticare?